detto questo argomento, la profezia, per due motivi. Primo motivo, l'enorme importanza che ha la profezia nei nostri gruppi, perché i nostri gruppi, sia nella preghiera comunitaria, sia nell'esercizio degli altri carismi e ministeri, ruota attorno alla parola di Dio, e al centro della profezia sta la parola di Dio. È di importanza, diciamo, capitale la profezia nei nostri gruppi, perché se dovesse morire la profezia, i nostri gruppi potrebbero sciogliersi. Diceva già San Basilio che una chiesa dove manca la profezia è morta o moribonda. E quei gruppi nei quali viene a mancare la profezia, quei gruppi sono destinati a morire. È inevitabile. Se il gruppo ha lo Spirito Santo, è inevitabile che i doni di profezia fioriscano, perché lo Spirito di Dio, che ha parlato attraverso i profeti in diverse maniere e in diversi tempi, quello Spirito che ultimamente, come dice Paolo agli Ebrei, si è rivelato in Cristo Signore, quel medesimo Spirito continua a parlare alla sua Chiesa, perché è lo Spirito del Figlio di Dio, è la parola che scende dentro di noi per farci vivere. E allora è inevitabile che dove c'è lo Spirito, ivi ci sia la profezia. È inevitabile che dove c'è lo Spirito, la parola di Dio circoli dentro ciascuno dei componenti del gruppo e dentro il gruppo stesso. Per cui attenzione a quei gruppi nei quali incomincia a mancare la profezia, perché sono gruppi che debbono molto pregare il Signore perché lo Spirito soffi continuamente e risvegli la profezia, sia come parola sia come testimonianza di vita. Di qui la importanza dell'argomento, la profezia, perché ognuno di noi riscopra la profezia, perché ognuno di noi eserciti la profezia nella maniera in cui il Signore l'ha. E perché attraverso la profezia noi possiamo incidere nella Chiesa, perché per questo il rinnovamento è nato, perché sia un movimento profetico. Per questo nella Chiesa ci sono tanti gruppi, perché siano gruppi di profeti in mezzo a un popolo sacerdotale e profetico. Qual è il popolo cristiano? Ma il secondo motivo per cui abbiamo scelto questo argomento è perché la profezia ha fatto sempre problema nella Chiesa. Ha fatto problema nella Chiesa ebraica. Falsi profeti, veri profeti, intervento dei grandi profeti che davano le regole per distinguere il vero profeta dal falso profeta.
ha fatto problema nella Chiesa primitiva. Lo troviamo già questo accenno nel Vangelo, quando Gesù mette in guardia contro i falsi profeti, Matteo. E poi se guardiamo le lettere paoline, soprattutto quelle pastorali, se leggiamo San Giovanni, ci mettono in guardia contro i falsi profeti, ci danno delle regole per distinguere il vero profeta dal falso profeta. E così nella Chiesa apostolica, come è testimoniato dalla Didache, dal pastore di Erma, da Giustino, da Ireneo, dagli altri padri antichi, la Chiesa sempre ha dovuto affrontare questo problema della profezia, perché la profezia è vitale nella Chiesa, ma facilmente può degradare quando il profeta non si attiene alla luce divina, oppure quando sorgono falsi profeti, cioè profeti i quali non a nome di Dio ma a nome proprio parlano e vogliono far testo con le loro parole, con i loro annunci. Questo pericolo può esserci anche nei nostri gruppi. Con il risveglio di tutti i carismi, anche il carisma della profezia, in diverse forme se per noi è fonte di consolazione, anche per noi, soprattutto per i responsabili, è motivo di riflessione, di attenzione, perché il carisma della profezia può degradare, può travignare e può mescolarsi la vera profezia con la falsa profezia. Possono sorgere dei problemi gravi nei gruppi a causa della profezia. Ecco perché ho creduto bene scegliere questo argomento. Per questi due motivi, per l'importanza stessa della profezia nei gruppi di rinnovamento e perché la profezia, che crea sempre dei problemi, sia ben individuata, sia coltivata, sia protetta, in modo che sia la parola di Dio a illuminare e a guidare le nostre comunità. Procederemo in questa maniera. Faremo innanzitutto un excursus sul profetismo veterotestamentario, incominciando dal fenomeno del profetismo. Poi vedremo i vari profeti, quelli anteriori, quelli scrittori, attraverso l'epoca. Poi l'estinzione della profezia: a un dato momento i profeti scompariscono, sorge poi l'ultimo grande profeta che annunzia la venuta di Cristo, il profeta per eccellenza. E poi di nuovo la profezia, secondo quanto aveva detto Gioele: quando sarà inviato lo Spirito, allora i vostri figli e le vostre figlie profeteranno, anche sugli schiavi e sulle schiave si riverserà il mio Spirito e avrete visioni e sogni profetici. Oggi la Chiesa è un popolo di profeti, anche perché il munus profetico di Cristo è esteso a tutti quelli che appartengono a Cristo. Però
accanto a questo munus profetico che è di tutti i cristiani, c'è la profezia come carisma, come ministero. E allora noi vedremo prima il Vecchio Testamento, poi il Nuovo Testamento, profezia nel Vecchio Testamento, profezia nel Nuovo Testamento, poi profezia nei nostri gruppi di rinnovamento nello Spirito, la cosiddetta profezia assembleare. Daremo i criteri di discernimento sulla vera e falsa profezia e poi tratteremo in maniera particolare di alcune forme di profezia perché siano protette da degradi a cui possono andare incontro e perché siano anche coltivate. Accanto alla profezia parleremo anche di qualche altro dono connesso con la profezia nell'esercizio degli altri ministeri, perché la parola di conoscenza, per esempio, la cardiognosi, sono pure forme di profezia, forme di conoscenza che ci accompagnano nel nostro ministero. Preghiamo il buon Dio perché ci dia luce in modo da comprendere in questi giorni quale è il cammino che noi dobbiamo fare nei nostri gruppi. Lo Spirito Santo soffi in questi giorni per risuscitare in noi lo spirito profetico e, se lui vuole, perché susciti anche in mezzo a noi dei veri profeti che possono esercitare questo ministero nei nostri gruppi. Un profeta stabile in cui c'è la profezia come residenza è un dono fatto da Dio al gruppo, perché il profeta è sempre come la sentinella, è sempre come la lampada che addita il cammino. Preghiamo il buon Dio perché susciti molti profeti in mezzo a noi e perché i nostri profeti siano trovati veri, come dice la Scrittura. E allora iniziamo senz'altro con il fenomeno del profetismo. Diciamo così, iniziando, che in tutti i popoli, sia in quelli primitivi, sia in quelli di cultura primaria e secondaria, come anche in quelli di cultura terziaria, cioè nelle grandi civiltà, si trovano profeti, veggenti, indovini, sciamani. Cambia il ruolo sociale, è sempre quello, e le figure che cambiano di nome accompagnano il popolo nel cammino socio-religioso. Si tratta di persone che credono di avere comunicazione con la divinità e si credono autorizzate a parlare a nome della divinità. Di queste persone, come vi dicevo, ne troviamo in tutti i popoli, di ogni cultura, di ogni civiltà, sia, come vi dicevo, nelle civiltà primitive e primarie, come nelle civiltà terziarie, sia antiche
sia anche moderna, per cui è un fenomeno universale. Però bisogna guardare bene a questo fenomeno per dare l'interpretazione giusta. Noi qui non abbordiamo il problema della interpretazione di questo fenomeno. Soltanto vogliamo puntualizzare il fenomeno nelle sue manifestazioni. Cioè vogliamo sottolineare l'esistenza di questo fenomeno, la fenomenologia di questo, di questa realtà che troviamo dovunque. Però subito diciamo che il fenomeno profetismo biblico, si ha dei punti di contatto col profetismo che troviamo negli altri popoli, ha dei punti caratteristici che lo distinguono nettamente da qualunque altro profetismo. Per cui possiamo dire senz'altro che il profetismo biblico è un fenomeno tipico, unico, soprannaturale, che non trova riscontro in nessun altro popolo della terra. È un fenomeno che appartiene a Dio, al popolo yavistico, al popolo che crede in Yahweh. Mettiamo da parte le manifestazioni che troviamo negli altri popoli, perché andremo per le lunghe. Ma vogliamo fermarci alle manifestazioni profetiche che troviamo nei popoli circonvicini a Israele. Cioè i popoli assiro-babilonesi, egiziani, arabi, ossia tutto il mondo mesopotamico, accadico, fenicio. Per osservare i punti in comune e i punti di netto distacco di questo fenomeno profetico. Di profeti ne troviamo in quantità, sia isolati sia gruppi. Fin dal secondo millennio avanti Cristo troviamo il profetismo. Però il profetismo yavistico proprio di Israele è completamente diverso. Punti di contatto. Troviamo profeti come Balaam, per esempio. È un veggente, un indovino, ha una veggenza meravigliosa che difficilmente troviamo in altri profeti. Dio lo usa per dare delle visioni, per dare la parola, per dare la benedizione, per predire il futuro. Balaam, che precede certamente tanti e tanti profeti, un profeta isolato, ma troviamo anche gruppi di profeti
presso i Fenici, presso i Cananei, presso i Babilonesi. Però sono profeti di tipo estatico. Anche di Israele troviamo questa forma di profezia estatica. Cos'è la profezia estatica proprio di questi gruppi? Sono persone le quali sono in contatto con la divinità, si esaltano facilmente, cantano, ballano, inneggiano, si fanno anche delle incisioni e vengono chiamati profeti. Anche in Israele troviamo questa forma di profezia estatica. A modo esempio leggiamo Prima Samuele, capitolo 19, è un esempio molto bello, quando Saul, che viene contagiato pure dalla profezia, proprio nel primo libro di Samuele, fin dal capitolo 10, abbiamo questo contagio. Saulo diventa profeta, incontrerai un gruppo di profeti e anche tu comincerai a profetare. E così anche Saulo comincia a profetare, è una forma di profezia contagiosa. Ma il bello è quello che viene dopo, capitolo 19, quando Saul vuole catturare David, va a trovarlo, meglio manda dei messaggeri in casa della moglie Michal. La moglie, che è molto furba, fa fuggire David e dice ai messaggeri: vedete, è ammalato, ha messo un bastone nel letto coperto da mante e altro, in modo da simulare un uomo che è malato, e fa dire a suo padre: vedi, è malato, non può venire. Però nel frattempo Michal, per un'altra strada, cioè per un'altra finestra, dice al marito: scappa, perché mio padre ti vuole uccidere. Saul allora dice ai messaggeri che sono venuti a dirgli che Davide è malato: andate e prendetelo con tutto il letto e portatelo qua. E vanno i messaggeri, ma fanno i profeti, cominciano a profetare e non arrivano a pescare Davide, il quale ormai si è messo in salvo, e viene detto loro: andate, percorrete questa strada, lo troverete. Ritornano da Saulo e dicono: sa, non l'abbiamo trovato, lo spirito del Signore ci è invase e noi abbiamo cominciato a profetare. Manda un'altra schiera, anche questi diventano profeti, finalmente va anche lui. Va lui, capite che cosa succede? Il primo sonno nello spirito. È gustoso il racconto. Annunziarono a Saulo questa cosa ed egli spedì altri messaggeri, ma anch'essi fecero i profeti. Saulo mandò di nuovo i messaggeri per la terza volta, ma anch'essi fecero i profeti. Allora venne egli stesso a Rama e si portò alla grande cisterna che si trova a Secu e domandò: c'è qui forse Samuele con Davide? Gli risposero: eccoli, sono a Naiot di Rama. Egli si incamminò verso Naiot di Rama, ma cadde anche su di lui lo spirito di Dio e andava avanti facendo il profeta
finché giunse a Naioth di Rama. Anche egli si tolse gli abiti e continuò a fare il profeta davanti a Samuele. Poi crollò e restò nudo tutto quel giorno e tutta la notte. Da qui è venuto il detto: anche Saul è tra i profeti. Vedete questo racconto così gustoso. Fare il profeta era esaltare Dio, gridare, danzare, gioire. Per cui, presi dalla profezia, questi non fanno altro, non possono eseguire il comando di Saul. Lo spirito profetico investe anche Saul, tant'è vero che lui incomincia a fare il profeta, si snuda e cade a terra nel primo sonno dello spirito che ci ricorda la scrittura. Questo è un tipico esempio di profezia estatica che troviamo anche negli altri popoli, presso i Fenici, presso i Cananei, tuttora abbiamo presso i Dervisci, così musulmani. Ma il fenomeno profetico non è questo soltanto. Questa profezia estatica dura poco. Sì, abbiamo qualche altro esempio dopo, però subito abbiamo altre forme di profezia. Abbiamo i gruppi dei profeti, che sono profeti di professione, profeti di carriera. Io comincio a fare il profeta. Così si raggruppano, sono confraternite di profeti. Abbiamo diversi gruppi che troviamo al tempo di Eliseo. Tempo di Eliseo, quando Elia doveva essere rapito al cielo, e allora si incammina con Eliseo, va in una città e i profeti di quel luogo, i fratelli profeti, i figli dei profeti, ossia il gruppo o la confraternita dei profeti locale, dice ad Eliseo: non sai che Elia, il tuo signore, oggi sarà rapito in cielo? Sì che lo so, sì che lo so. E si incammina insieme con Elia. Arrivano in un'altra città e vengono incontro i profeti, il gruppo di profeti, e dice ad Eliseo: Eliseo, Eliseo, non sai che oggi il Signore raperà il tuo maestro, il tuo Signore? Sì che lo so, sì che lo so. Va, procede ancora oltre e arriva in un'altra città e i profeti di quel luogo vengono insieme e dicono: non sai, Eliseo, che oggi il Signore raperà il tuo Signore Elia? Per cui tutti i profeti di diversi luoghi sono informati da Dio che il Signore avrebbe rapito Elia in quel giorno. Per cui sono confraternite, gruppi di profeti, i quali ricevono rivelazione da parte di Dio. Sono però profeti, diciamo, di professione, quasi di strapazzo. Sono profeti che si radunano insieme, cantano, ballano, inneggiano al Signore. Sono gruppi di profeti di professione. Accanto a questi profeti veri troviamo anche i profeti di Baal. Per dire, ci sono 400 profeti di Baal, altri 400-450 profeti di Asherah. Troviamo però 400 profeti veri che inneggiano al Signore. Per cui abbiamo questo fenomeno che troviamo sia nei popoli circonvicini di Israele, sia in Israele. Però questi profeti di Israele
agiscono sotto l'ispirazione di Yahweh, cantano a Yahweh e si differenziano dagli altri profeti, i quali servono Baal e altre divinità straniere. Ricordate il bellissimo episodio di Elia, che è un profeta solitario, a differenza di Eliseo, che ha con sé gruppi di profeti. Quando sul Monte Carmelo devi offrire un sacrificio a Dio, per provare che i profeti di Baal sono falsi profeti, mentre l'unico vero Dio è Yahweh. E allora dà spazio ai 400 profeti di Baal di invocare il nome della propria divinità sul sacrificio, sul giovenco che è stato posto sulla legna. I profeti di Baal per tutta la mattinata fino a mezzogiorno girano attorno, gridano Baal, Baal, ascoltaci, ma Baal non ascolta. Ed Elia dice, dite ancora più forte Baal, forse sta dormendo, forse è in viaggio, gridate di più. Ma Baal non esiste e il fuoco dal cielo non scende. Sono 400. E allora cominciano a farsi delle incisioni, per attirare l'attenzione di Baal, ma Baal non esiste. E allora Elia dice al popolo, apri gli occhi e vedi. Pone il giovenco sulla legna, fa una canaletta, la seconda, la terza volta, e allora quando è l'ora del sacrificio vespertino dice Yahweh ascoltami, e il fuoco scende dal cielo e la vittima viene bruciata. E allora i 400 profeti vengono dichiarati falsi e il popolo si converte, riconosce Yahweh come l'unico Dio. Per cui troviamo questi gruppi di profeti veri e di profeti falsi, di profeti che servono il Signore, di profeti che servono divinità straniere. Sulla questione dei falsi profeti poi torneremo. Questo è per vedere i punti di contatto. Però il vero profetismo non è questo. Abbiamo un profetismo, diciamo, di esaltati, abbiamo un profetismo di professione, ma ancora non abbiamo il profetismo vero, ossia quello di vocazione. Profetismo di vocazione. Profetismo di vocazione è un fenomeno tipico di Israele. È Dio che chiama il profeta e gli consegna la sua parola. Vedremo domani la figura del vero profeta. Abbiamo i primi grandi profeti a cui il Signore consegna la sua parola e dà la missione da compiere. Il grande profeta Mosè. Possiamo dire, apre la lista dei grandi profeti. Troviamosi accanto a lui figure minori come Miriam e Aaron, ma la grande figura centrale proprio, che domina così i primi secoli del profetismo, è Mosè. Poi abbiamo Samuele, il grande profeta chiamato da Dio. Samuel, Samuel, Samuel. Allora era rara la visione, la parola di Dio era rara, finché sorge un vero profeta, Samuele, chiamato dal Signore. Poi abbiamo David, pure grande profeta,
Alla corte di David abbiamo due profeti, Natan e Gad. Poi il grande profeta Elia, chiamato da Dio, che è ancora vivo, almeno dicono così, e ha scritto una lettera di dove si trova, a Joram, che troviamo appunto nelle scritture. Poi Eliseo sono figure di profeti chiamati da Dio. Nessuno di questi appartiene alla classe di profeti estatici e di profeti così di professione. Per cui è una vocazione particolare da parte di Dio. Mosè viene costituito profeta. Samuele viene chiamato profeta. Così tutti gli altri, Elia, Eliseo, sono profeti per vocazione. Predicano, esercitano la loro missione. Dopo questi profeti troviamo altri profeti, non di questo calibro, ma certamente buoni profeti. Il profeta di Betel, bellissimo. Questo profeta, ci fermeremo domani al profeta di Betel, tempo di Geroboamo, alla morte di Salomone. Siamo sul 950. Il regno viene diviso perché Achia, un profeta, incontra Geroboamo, prende il suo mantello, lo divide in 12 parti e poi 10 parti le consegna a Geroboamo dicendo: il Signore ti dà 10 tribù di Israele, le altre 2 le lascerà a Roboamo. È il profeta Achia. È un gesto profetico. Però il grande profeta di Betel è un uomo di Dio. Uomo di Dio è più che profeta. Un profeta di eccezione, uomo di Dio. Il quale quando va a Betel e trova dei stranieri, culti stranieri, incomincia a gridare e profetizza: non resterà più pietra sopra pietra di quelle che voi vedete. Sorgerà un re di nome Giosia, il quale distruggerà tutti questi sepolcri e tutte queste stele. Profetizza 150 anni prima la venuta di Giosia. Un altro profeta, sentendo questo, gli va incontro, ma non lo trova, sella il suo asino e lo trova lungo la strada. Lo invita a tornare, perché il vecchio profeta riconosce nell'uomo di Dio un profeta più grande. E dice: mangia, bevi, il Signore mi ha ordinato di non mangiare e di non bere in questo luogo. Ma sai, l'angelo del Signore mi ha detto che tu puoi mangiare e bere. L'angelo del Signore me l'ha detto, anch'io sono profeta. Si lasciò convincere. Ritornò, mangiò e beve. Mentre mangiava e beveva, ecco la profezia che scende nel profeta vecchio, non nell'uomo di Dio. Colui che l'aveva ingannato, perché con inganno gli disse: l'angelo del Signore mi ha detto che puoi mangiare e bere. Aveva fatto una falsa profezia. Questa volta fa una vera profezia e dice: tu uomo di Dio, tu hai ascoltato la mia voce, ti sei lasciato ingannare da me, hai mangiato e bevuto, e allora tu non andrai vivo a casa tua. Queste cose ti dice il Signore. Faceva una vera profezia. Succede che ritorna a casa sua, a metà strada un leone lo uccide.
ma il leone si ferma accanto a lui e accanto al suo asino. Viene riferito al vecchio profeta che l'uomo di Dio è stato ucciso dal leone, che la sua profezia si era avverata, e allora va e trova il cadavere, lo riporta, erige un grande sepolcro e dice ai suoi figli: quando io morrò, seppellite ma grande uomo di Dio. Dopo un secolo e mezzo, Giosia fa la riforma in Israele, distrugge tutte le stele erette agli dèi e alle divinità straniere, e si incontra in questo sepolcro diverso e dice: di chi è questo sepolcro? Ah, questo è dell'uomo di Dio, quello che predisse un secolo fa la tua venuta al mondo e ha predetto quello che tu hai detto. E allora disse Giosia: lasciate che le sue ossa riposino in pace. Questo per narrare un episodio, per immetterci un poco nel mondo della profezia. Dopo questi profeti, che noi possiamo chiamare profeti anteriori, profeti di parola, profeti così predicatori, abbiamo i grandi profeti scrittori, che si distinguono un poco dai profeti anteriori, che vengono chiamati profeti posteriori. Abbiamo i grandi quattro profeti: Isaia, che viene chiamato da Dio, capitolo sesto, la grande chiamata di Isaia: chi manderò, manda me, o Signore. Geremia, primo capitolo, viene chiamato da Dio. Ezechiele viene chiamato da Dio. Daniele viene costituito profeta. Sono i grandi quattro profeti che noi chiamiamo maggiori. Poi ci sono i 12 profeti minori, cominciando da Amos. Amos, che era un pecoraio, non ero profeta né figlio di profeta, ma io ero un pastore che pascolava il mio gregge, quando il Signore mi prese e mi disse: vai in Samaria a predicare. E allora il profeta di corte di Samaria, Amasia, gli dice: vai a guadagnarti il pane in Giuda, non venire qui in Israele, perché qui dobbiamo guadagnarci il pane noi, perché i profeti vivevano di re, così, di quello che o il re o gli altri davano nell'esercizio della profezia. Amos, un grande profeta. Osea, il grande profeta del matrimonio di Dio con Israele, l'uomo che con un ardire così strabiliante si presenta a Dio come marito di Israele, e attraverso un patto vero ma per noi un po' raccapricciante ci mostra l'amore di Dio per Israele, quando gli comanda di prendere una prostituta per moglie e di fare figli. Sono i gesti profetici. Il profeta è nelle mani di Dio. Poi abbiamo tutti gli altri profeti che fioriscono prima dell'esilio. Poi abbiamo i profeti dell'esilio. Ezechiele è un profeta dell'esilio. Poi abbiamo gli ultimi profeti dopo l'esilio di Babilonia: Ageo, Zaccaria, Malachia. Poi il profetismo comincia a cessare. Dopo Malachia non troviamo nessun profeta. E nessuno sa fino a quando. Sono spariti i profeti in mezzo a noi. Nei Maccabei si aspetta un profeta, perché decide sulla sorte dell'arca, che
pensavano di averla già trovata, ma invece non trovano l'arca. Trovano nafta. Non è vero l'episodio, trovano nafta. E non sanno di cosa devono fare delle pietre sacre. Aspettano che venga un profeta. Il profetismo cessa. Finalmente sorge un grande profeta. Voce di uno che grida nel deserto. Preparata la via del Signore. E Giovanni Battista, chiamato da Dio, unto profeta. Egli annunzia la venuta del grande profeta, Cristo Signore, quello che aveva predetto già Mosè. E Dio manderà un profeta in mezzo a voi. Ci sarà sì il profetismo come istituzione divina, però questo profetismo porta al grande profeta, il quale comunicherà lo spirito profetico, ossia lo Spirito Santo, a tutti quelli che crederanno in Lui. Nella Pentecoste lo Spirito Santo scenderà nella Chiesa e tutti siamo stati investiti di profezia. Tutti siamo profeti del Signore. Ebbene, fratelli e sorelle, vi ho tratteggiato così a larghi tratti questo fenomeno del profetismo che ritroviamo nella Chiesa primitiva con il carisma profetico che vediamo risorgere anche nei nostri gruppi. Oggi in tutti i gruppi di rinnovamento c'è il carisma della profezia in diverse forme, in diversi gradi. Un dono prezioso che dobbiamo coltivare, che dobbiamo saper bene amministrare. E allora in questi giorni noi affonderemo lo sguardo su questa profezia, ci imbeveremo dello spirito di profezia e ci auguriamo che il buon Dio ci dia lo spirito profetico e che nei nostri gruppi farci sorgere tanti e tanti profeti. A questo punto noi ci fermiamo un momento e vogliamo cantare qualche nostro canto, perché poi dobbiamo procedere alla scelta del nome, perché ognuno di noi deve rivivere in questi giorni un personaggio profetico. Seguiamo in questi giorni. Dobbiamo avere davanti a noi le figure dei profeti e ognuno di noi deve immedesimarsi in un profeta e vivere il personaggio. Ognuno di noi, di voi deve scegliere questa sera il personaggio, studiarlo nelle scritture e un po' immedesimarsi con l'aiuto dello Spirito Santo in quel personaggio e trattare con Dio nelle vesti di quel personaggio. Poi scriverà così su un foglietto il personaggio e se lo metterà qua. Per cui aggiungete nel vostro cartellino il profeta che voi impersonate. Così io sono, mettiamo, Samuele. Studiate il personaggio di Samuele. Personaggio difficile. Immedesimatevi in Samuele, come tratta Samuele con Dio, con il popolo,
oppure un altro profeta, io voglio impersonare Isaia, io voglio impersonare Osea, ma state attenti, io voglio impersonare invece Geremia, questo profeta sconsolato, sempre arrabbiato con Dio, ma innamorato di Dio, è un profeta meraviglioso. Oppure mi voglio così identificare con Giona, questo profeta ribelle che non vuole seguire il comando di Dio. Oppure voglio essere Ezechiele, era sacerdote, grande visionario, cioè aveva delle meravigliose visioni. Oppure voglio fare Deborah, profetessa, oppure Culta, una grande profetessa, al tempo in cui fu scoperto, fu scritto il Deuteronomio. Oppure anche Miriam, la sorella di Mosè e di Aronne, questa grande mormoratrice, era profetessa però. Oppure Esther, oppure Giuditta, sono delle grandi figure. Oppure potete scegliere un altro profeta, oppure un altro personaggio, però che abbia la vena profetica, in modo che sia vissuto da ciascuno di voi il rapporto che quel personaggio aveva con Dio. Questo fenomeno di trasformazione vi aiuterà ad entrare in contatto con Dio. Qualcuno potrebbe anche identificarsi con Abramo, il padre della fede, che parla con Dio, tratta con Dio. Ognuno sceglie il suo personaggio, però questa scelta del personaggio deve essere fatta nella luce dello Spirito. Invocheremo adesso lo Spirito Santo, poi in preghiera ognuno di voi scelga il personaggio e scriva questa persona, personaggio, nel proprio cartellino. In questi 5 giorni noi faremo Abramo, noi faremo Samuele, noi faremo Esther, noi faremo Giuditta, noi faremo Ezechiele. Ognuno sceglie il suo personaggio, ne avete tanti, perlomeno ce ne saranno 30-40 personaggi in cui voi potete pescare, illuminato dallo Spirito Santo, sceglietevi la persona con cui identificarvi e cercate di entrare in contatto con Dio come se fosse quella persona. Come per esempio Amos trattava con Dio. Ecco, credersi Amos, o credersi Giona, o credersi Geremia, e vivere questi 5 giorni con Dio. In ascolto del Signore, in contrasto con il Signore, in amore con il Signore. Potete scegliere uomini o donne come volete. Non è necessario che le donne scelgano una donna, anche una donna può scegliere un personaggio, anzi sono più i profeti che le profetesse. Potete scegliere anche qualche profeta del Nuovo Testamento, Agabo per esempio, Agabo. Gli Atti degli Apostoli parlano di Agabo. Era un profeta che vedeva anche il futuro. E allora noi adesso ci mettiamo in preghiera, invochiamo lo Spirito Santo, poi ognuno di voi farà la sua scelta e scriverà il nome del profeta
o del personaggio storico nel suo cartellino.